Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni Aggiornamenti. Domani parte il pagamento delle pensioni di settembre 2022, nello specifico per chi ritira i soldi in banca o ritira i soldi in posta. Chi ritirerà i soldi negli uffici postali dovrà rispettare come sempre un calendario scaglionato per cognomi e dunque domani riceveranno i soldi solo i pensionati con lettere dei cognomi dalla A alla C. Inoltre nel mese di settembre 2022 verranno applicate due trattenute sulle pensioni per alcuni pensionati. Vediamo quali nel breve video che segue. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Ci saranno brutte sorprese per alcuni pensionati sul cedolino della pensione di settembre. Bisognerà aspettare ancora un mese per ottenere la rivalutazione dell'assegno pari al 2,2% anticipata da gennaio a ottobre. Alcuni pensionati, come dicevamo, sul cedolino di settembre, direttamente quindi sulla pensione, vedranno sottrarsi due trattenute specifiche. La prima riguarda i conguagli IRPEF su tante pensioni, infatti l'Agenzia delle Entrate applicherà la trattenuta degli importi a debito che risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi conguaglio IRPEF. Al contrario, come sempre, se si vantano dei crediti con il fisco, saranno versati nella pensione e quindi alcuni riceveranno un aumento. Un'ulteriore trattenuta che sarà effettuata sulle pensioni di settembre potrebbe riguardare per alcuni pensionati l'assenza del modello RED, ovvero tutti quei pensionati che si sono dimenticati di consegnarlo all'INPS. L'Istituto di Previdenza Sociale ha più volte sollecitato l'invio di tale documento reddituale che riguarda nello specifico la situazione reddituale dell'anno 2019. Per gli inadempimenti le trattenute saranno pari a circa 10 euro per le integrazioni al trattamento minimo e al 10% della pensione per gli altri trattamenti. Nei casi più gravi la prestazione, ovvero la pensione, potrebbe essere addirittura sospesa. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.